Un attimo, mi dicono un attimo. E quando ti dicono un attimo posso dire che questo spazio oggi è stato trasmesso non soltanto da Radio Alba, siamo in diretta su Radio Alba, siamo in diretta Facebook, quindi vi chiedo di condividere, prendete il telefonino adesso, musicisti che tra poco sarete premiati, prendete il telefonino e condividete quello che sta succedendo, perché solo in questo modo queste cose si possono ripetere. Eravamo in diretta Facebook, ma eravamo anche in diretta su un'altra radio, Radio Infiore si chiama. Adesso se ne sono andati perché hanno preso l'acquazzone e quindi sono andati al riparo. Sono una radio che opera nel sociale, nel senso che gli speaker sono dei ragazzi diversamente abili, degli educatori di centri diurni, come potrebbe essere il mio amico Fabio Magliano. Oltre a fare delle attività, come può essere giocare a calcio o fare teatro, loro hanno provato a fargli fare la radio. Questa cosa ha funzionato molto bene ed è diventata una web radio che opera proprio nel sociale. Hanno trasmesso tutto il giorno con noi e tutte le attività sociali della zona sono passate a salutarli. Allora, io direi che c'è un collegamento in esterna perché è il momento di presentare un uomo con la sigla. Lui si chiama... E adesso arriva Diego. Dov'è? Il vostro grande DJ vi fa sognare con la musica, su Radio Alba non tramonta mai. E adesso arriva Diego, il master chef dei DJ, vi fa volare sulle nuvole, su Radio Alba non tramonta mai. Intanto il nostro cameraman forse ce l'ha fatta a cadere. Eccolo qua con Fantarobi, un applauso a Fantarobi. Un applauso a te, Diego. Ti è andata un po' via la voce anche. Mi è andata via la voce e soprattutto la camicia anche. Allora, Diego on the road è stato un bellissimo format. E adesso che cosa fai? In giro per l'Italia stai? Allora, siamo partiti per calzare e per esaltare il trofeo Maxi Enduro Scramble, un campionato molto interessante. Abbiamo avuto anche una tappa qui a Roddi, gestita alla grande da Diego e Radio Alba. E poi siamo stati ormai anche, diciamo così, presi a essere gli inviati speciali del trofeo Transitalia Marathon, una manifestazione turistica, motociclistica che attraversa l'Italia. Quindi Fantarobi, fra l'altro, è un format non solo per gli appassionati di moto, ma perché tu hai fatto conoscere un sacco di persone, di personaggi. E grazie per il vaso etrusco che arriva dalla zona di Firenze. Matteo Capitini, un mastro ceramichista che ha creato delle opere pazzesche, si trova a Castignol Fiorentino, dove il Transitalia Marathon arriverà come ultima tappa ed è anche, diciamo così, la città di nascita di Fabrizio Meoni, due volte vincitore della... Ti abbiamo portato fortuna, il format ha funzionato. Alla grande, diciamo che è stato un grandissimo gioco di squadra, lavorare con te, Diego, è stato eccezionale. Radio Alba ha messo la sua firma su questo prodotto e tutto sta funzionando. Ma adesso ci devi stupire con effetti speciali. Vai, Fantarobi, Diego on the road. Ah no, credevo tornasse indietro, scusami. Allora, mi hanno detto dalla regia di ricordare di farsi il selfie. C'è il selfie box da questa parte. Diego! L'abbiamo fatto il selfie box. L'abbiamo fatto. Oggi sei venuto vestito da... quello era Capitano... Era Capitan America. Capitan America. Adesso Capitan Andrea Chi. Sei da adesso sera. Adesso sono Andrea Chi. Sei da sera, questa sera. Senti, come ci si sente ad avere 30.000 albesi sulle spalle? Non sono solo albesi, ci sono anche degli americani. 30.000, un grandissimo traguardo. La nostra pagina Facebook, approfittatene adesso mentre guardate anche in diretta Facebook. Piacciate la nostra... Qual è la parola magica? Condividete! Vai, condividete! Condividete! Allora, in cosa consiste il premio Diego Time? Beh, il personaggio, il gruppo, l'artista che c'è qua si meriterà tutta la nostra grande attenzione. Avremo tanti passaggi con il Diego, anteprima novità e poi la grande ospitata in diretta. L'ospitata finale. Quindi che faremo una bomba. Insomma, 5.000, 6.000 visualizzazioni. Allora, ci siamo! The winner is... Nasty
premio di Ghito Time 2019. Qua, ciao, i vostri nomi. Giuseppe. Federico. Ciao. Stefano. Ancora. Ciao Luca. Andrea. Quando sono nati i nastri? Sono nati soprattutto? 94-94. No, sogniamo insieme da circa una decina d'anni, ma in realtà il progetto Nasti nasce circa 2 anni fa. E da lì siamo partiti e adesso siamo arrivati qui. Però... E ce l'avete fatta? Questo non è un punto di partenza, è un punto di arrivo. No, il punto, io ho scelto loro perché sono da festa. Voi andate, siete l'ideale per un pomeriggio al Dieghito Time. Siamo festaioli. Ve lo assicuro che voi al Dieghito Time vi divertirete come dei matti. Insomma, una puntata scoppiettante. Grazie, grazie Dieghito e grazie Inazzi. Andiamo, grazie. Grazie ragazzi.